E adesso siete miei prigionieri. Di che roba? Dio mio. 40 euro al chilo. No, etto, Michele. Ah, 40. Va benissimo. Un altro pianeta. È da sturbo, Amici di Bracemi Ancora, siamo arrivati a Grottaglio, vedete? Alle nostre spalle c'è la macelleria Camassa. Oggi il video si sviluppa in un modo molto molto particolare, però io avrei piacere che iniziassimo a riprendere con sto mega macchinone, no? Sta registrando, possiamo girarci. Va bene, ora ci giriamo. Allora, amici di Bracemi Ancora, io e Paola e anche il buon Giacomo siamo arrivati a Grottaglie. Questa è la macelleria Camassa. Papà, tanto tu lo conosci, sì, ragazzi, Francesco Camassa, macellaio di Grottaglie, è uno dei migliori macellai d'Italia ed è universalmente riconosciuto questo fatto. È bravo, è capace, è simpatico, gran chiacchierone, ci possiamo, ragazzi, togliere un sacco di curiosità oggi. E c'è un aspetto interessante. Allora, a pochi selezionatissimi clienti Francesco permette di mangiucchiare qualcosa quando le sue macellerie sono chiuse. Io, dopo un lavoro di ragazzi diplomatico che manco Churchill, sono riuscito a ottenere un pranzo a serrande chiuse e a telecamere accese. Quindi il 9 di allora. Tu hai già sbirciato, dicevo. Vabbè. È un'ora che sta là dentro a sbirciare. È chiusa a codi, hai detto. Allora, siamo pronti! Cioè, io non ho capito, allora, voi già vi siete organizzati? Non ci siamo organizzati! Lei deve dare una mano a te! Certo, quindi ci mancherebbe! Quindi oggi, ragazzi, io e Giacomo mangiamo la carne di Francesco cucinata da Paola e pure da te con la supervisione. Mi sembra giusto e doveroso! Certo. Ma chi sta meglio di me? Le serrande si chiudono? Siamo ufficialmente soli, solo noi quattro, dentro la macelleria più figa d'Italia. Io non vedo l'ora, a dirti la verità. Mamma mia. E adesso siete miei prigionieri, non vi lascio scappare se prima non finite tutto. Questa cosa sarebbe? Questo è un codone. È un codone che frolla da quanto? Da un anno. Da un anno. Sì. Adesso proviamo ad aprirlo. Io piango. Momento educativo, ragazzi. Nessuno mangerebbe diciamo un pezzo di carne così, perché dice oddio c'è pieno di muffa. Ma se il macellaio bravo, come in questo caso Francesco, ve lo taglia, ve lo seziona e ve lo frolla bene, guardate un po'. Ta-dan, tiè. Due domande tecniche. Che parte dell'animale è? È la parte della coscia, la parte finale del taglio lungo, okay, della fascia lunga. Perfetto. E al chilo quanto costerebbe? Da fresco? No, da frullato così, sta cosa strepitosa che ci mangiamo adesso. Io viaggio intorno ai 40 euro. 40 euro al chilo? No, etto, Michele. Ah, 40. Allora, c'è un anno di lavoro, ci sono oltre 40 anni di professionalità di Francesco. E che dicevi, Paola? È un anno di miracolo. Un anno di miracolo, esatto, perché c'è la... Che la frullatura è perfetta. Il codone ha una frullatura di un anno, cioè... Non è semplice. Quasi un miracolo. Guardate che bel colore. Cos'è, un rosso pompeiano? Come lo possiamo definire? Un bordeaux? Sì. Guarda che bello. Sentilo nature, perché poi ti devo far sentire un'altra roba. Mamma mia. Codone di una femmina di Chevrolet che ha frullato un anno, Michele, io te lo dico per correttezza. Dimmi. Poi fai come vuoi. Dimmi. Chevrolet rimane sempre la macchina, Chevrolet e il vitello. Bravo! Poi, applauso! Pa, grazie. Ma io non lo dico per me, lo dico per te. No, questa la lasciamo. Buona questa Chevrolet. Allora, io in questo caso vi ho già dato modo di fare il primo passaggio. Sapete perché io sto facendo questo? Non perché vi voglio far assaggiare la carne, ma semplicemente perché sto continuando a preparare il vostro palato a quello che poi sarà l'evoluzione del prodotto stesso. Ragazzi, volevo sottolineare e soffermarmi un attimo su un aspetto. A fronte di un codone frullato un anno, quindi che ha un sapore molto particolare, Francesco, con una meticolosità del chirurgo, ha diciamo messo un po' di acqua salina. Com'era l'acqua salina? Era un'acqua di microbiologicamente pura. Ha messo con una delicatezza e con un diciamo approccio ultra delicato un mix di pepi e infine un giro d'olio raffinatissimo
proprio perché questi ingredienti non devono coprire il sapore della carne. Decidi, o rimani per conto tuo o vieni a lavorare con me. Ecco, okay, ora che faccio? Okay. Posso, che facciamo? Vabbè, non guardo. Quindi nel frattempo questi continuano a dialogare tra di loro. È nato un film. No, mi sta guardando tutto, Michele. Vabbè, mi gira, sì, guardo, è deformazione professionale. Che facciamo adesso con questo? Dai, andate, via. Andiamo. Possiamo? Sì, certo. Questo è solo l'inizio? Sì. Guarda, va, se questo è l'inizio, pensavo fino. Beh, ho visto però com'è cambiato adesso. L'altro madonna, ragazzi. Un'altra cosa. Ragazzi, questo prodotto ha una complessità, uno studio, una ricerca, una... c'è tanto di quel mondo dietro a queste due fette di codone. No, è... che vanno fatti gli applausi a Francesco, ma è... è incredibile. Una roba complessa. Dove complesso significa buono, dove c'è una qualità complessa strepitosa. Lo sai anche io che ho la lingua sciolta, ho difficoltà a descrivere la complessità, sì, di questo. Io. Adesso avete capito perché io vi ho fatto assaggiare il prodotto prima, Nature, perché a questo non punto voi non sareste, no, non sareste più stati in grado di giudicare correttamente, no, quello che stavate mangiando. Qui mi sono perso, che carpaccetto è questo? Carpaccetto fresco di scottona. Sì. Ci hai messo l'olio, ci hai messo il ribessa, sì, poi ci hai messo questo, cos'è? Mi sono perso. Succo di melograno. Succo di melograno. Succo di melograno. Ho aggiunto delle gocce di limone per dargli un po' più di spinta e un po' di olio. Emulsione da fresco, così. Sale, pepe. Poi c'è l'ingrediente segreto. Sale e pepe. Non si saprà mai. Sentilo. E poi c'è l'ingrediente segreto. Mai. Il Cristo sa che cos'è? Madonna mia, forse col... Ma non è il carrube? No, non è la non carruba è ti dà un senso del zucchero, della dolcezza. Ok, del... ok, ok. Ragazzi? Tutto... Vedi l'acidità che spinta che gli dà? Questo è una scottone, il girello, comunque... Brava, carne fresca, carne giovane, fresca, delicata. Giovane. Hai bisogno di dargli spinta, una botta. Dai. E l'ingrediente segreto gliela dà esageratamente. Ragazzi, in questo carpaccetto Francesco ha messo un ingrediente segreto. Io dall'odore non sono riuscito a capire cosa fosse, dal gusto nemmeno. Paola, che sicuramente è più brava di me, anche lei sta avendo qualche difficoltà. Il suo cervello sta cercando di capire cos'è. Mandarancio? No, è un lime nero. Un lime nero, lime nero disidratato, ragazzi. Papà. Ce lo vuoi far vedere? Adesso sì. Lime nero disidratato. Eccolo là. Ah, te possi, no? Eccolo qui. Eccolo lì. Ragazzi, piccolo break tra una carne e l'altra perché ci facciamo lo sciottino di Francesco. Ovvero sia un mix tra un meraviglioso acido balsamico. Guardate che spettacolo. Cioè, sembra catrame, sembra cioccolato fondente. Posto. Sembra. E olio extravergine perché ve lo dico, fa tanta roba, vai. Pugliese, ricordo. Ovviamente pugliese, quindi un po' di aceto, un po' di olio, si mette nel bicchierino, si prende lo stuzzicadente, si shakera, ok. Dai. Michele, sei pronto? Sono prontissimo. Vedi? Guardalo, è già lui. Ci sei. E giù tutto d'un fiato. Porca puttana! Questo risuscita i morti. Te l'ho detto! Mortacci, quanto cazzo Paola, è buono! Vedi come ti preparo il palato presto. Scusate ragazzi, breve interruzione per una comunicazione importantissima! È uscita la classifica delle migliori 21 steakhouse d'Italia. La trovate sui nostri social, Facebook e Instagram, e anche sul nostro blog braciamiancora.com. Le 21 migliori steakhouse d'Italia le riconoscerete perché all'esterno affiggeranno questa targa inconfondibile. Sono ristoranti dove si mangia da Dio, dove l'offerta carnivora è super. Andate a trovarli e dite che vi manda Braciamiancora. Ciao! Ora entriamo ragazzi nel laboratorio dove si cucina. Paolo e Francesco già si sono messi all'opera per grigliare, aspetta, uno dammelo per grigliare un fegatello. Cioè io aspettate, li chiamo grossolanamente fegatello, ma questa è una piccola opera d'arte. Allora, io ci tengo a precisare una cosa, questi sono fatti rigorosamente a mano, il macellaio deve essere il vostro migliore amico, perché sono in grado di fare queste piccole opere d'arte, è un fegatello però fatto alla tua maniera.
Sì, di un perché po'. Tecnicamente vengono usati in modo molto molto più grosso, solamente che a me non piace, perché per me il tagliatello deve essere quella roba che va messa in bocca e non tagliata. Ok, lo devi mangiare così. Qui ci abbiamo, allora qui abbiamo il polmone, abbiamo il cuore, l'animella, abbiamo l'altro pezzettino di cuore, il fegato, il rene. A volte da? Dalla retina di maiale. La retina sarebbe? È l'omento del maiale. Ok. Classica mise in pasta a macelleria, ragazzi, via. Ok, ci siamo. Se Michele facesse questo si ossionerebbe. Io parto con l'animella. Bravissima. Che furba. Tacci quante paure questa. Questo è paradiso. Questo è qua, sono come i fonzi, raga, bisogna leccarsi le dita, altrimenti si gode solo a metà. I fegatini erano buoni, se li siamo mangiati tutti. E non è finita, si torna in cucina. Ragazzi, ora ci spariamo due spider stick all'americana. Yes. Detta anche ragno. Ragno in italiano. Vai. Okay. Che è una parte meno nobile dell'animale, ma meno nobile non vuol dire meno buona, semplicemente meno conosciuta. Adesso vi facciamo vedere come si cucinano. Fondamentalmente la cottura è semplice e poi se le andiamo a mangiare sono strepitosamente buone. Chiedetele quelle al vostro macellaio, la spider stick. Io ci ho fatto pure un video qualche tempo fa e ve lo lascio in coda, ok? Così vedete un approfondimento sullo spider stick. 3, 2, 1, go! Spider! Yeah! Ragazzi, altra curiosità, sapete negli Stati Uniti un altro nome per chiamare la spider stack qual è? Oyster stack, perché dicono che abbia la forma di un'ostrica. Dell'ostrica. Oh. Guarda che taglio che è, guardate. Ragazzi, questo è tutto gusto, questo è tutto sapore, guardate. Qua. Io voglio provarla col pepe. Mostruosamente buona, è imbarazzante. Vado via, troppo buono tutto. Ciao. Questa, ragazzi, è l'ultima cosa che in teoria noi dovremmo andarci a mangiare. È una bistecca di Dexter. Dexter, ragazzi, è una razza, è probabilmente una delle mucche dei bovini più piccoli e minuti del mondo. È vero, è una razza piccolina, io l'ho vista una volta in Spagna, è davvero una razza piccola, e infatti la sua bistecca è piccola, ha il grasso giallo che tanto a me piace, e Francesco ci spiegava il corretto, diciamo, servizio della copertina. Notoriamente, ragazzi, questa qua, la copertina, la parte esterna di questa bistecca è molto molto dura e tenace. Allora Francesco suggeriva, e Paola conferma, che va cotta insieme. Poi sì. Tagliata, staccata, fatta a pezzettini, scaloppata, esatto. In modo tale che si assaggia il grasso assieme alla coperta stessa. Esatto. E perché hanno consistenze e sapori diversi. E questa è un po' più tenace, però più saporita. Vai, perfetto, che bello. Ragazzi, in compagnia di due grandi professionisti oggi stiamo imparando tantissimo. Allora, teoria e tecnica, ragazzi, vai. Del taglio, allora, della copertina esterna. Stacchiamo la coperta. La coperta la tagliamo. Perché, ragazzi, la coperta ha una fibra più dura. Se la mozzicate così, è dura. Ma che fa? Il ristoratore capace vi fa delle fettine così, guardate che bello. In maniera tale che vi prendete la copertina che vi hanno tagliato fina, con il pezzetto di grasso esterno. La mettete in bocca e è mostruosamente buona. Ricordate, servitela così la copertina della costata, altrimenti il cliente si lamenta perché penso che sta a mangiare la carne dura. La dovete tagliare fina. Ragazzi, guardate il grasso giallo, si è cotto, è stato tagliato, diciamo, fino. Noi lo pieghiamo sopra la carne e ce lo cacciamo in bocca.
piace quanto cazzo è buona. Da mangiare rigorosamente senza sale. La cosa bella di questa esperienza gastronomica che sto avendo oggi da Francesco è che io mangerei tutto quello che mi ha dato a tonnellate. Nulla di quello che mi ha dato mi ha fino adesso stancato. Molte volte quando faccio questi assaggi ci sono dei prodotti che cedono, no, in generosità, e ne mangi due o tre pezzetti ma poi ti fermi. Oggi tutto questo non sta accadendo e questo, ragazzi, dimostra quanto cazzo sia capace questo signore. Bravo Francesco, bravo, bravo, bravo. Questa invece, ragazzi, è la parte più tenera della crostata, cottura perfetta. Paola, complimenti, io adoro le tue cotture, è un sangue grazie, perfetto grazie. Come piace a me. Ovviamente questa è molto più ruffiana, no? Di taglio, il taglio molto più ruffiano. Madonna! Qua un pizzico di sale ci va. Vai, ce la di là! Ma vuoi male? Francesco, nella ehi, sua linearità, no, questa carne è molto raffinata, molto è di una delicatezza, è di una delicatezza. È un filo di seta, ragazzi, questa carne è una sciarpa di seta che vi avvolge le papille gustative. Tanta, tanta, tanta roba. Mortacci quanto è buona. Mortacci quanto è buona. Ragazzi, allora ci siamo mangiati tutto, è stata un'esperienza molto bella. Io però, Francesco, ho una grande curiosità. A parte il fatto, beh, sei bravo, oggettivamente, sei uno dei macellai che io apprezzo personalmente di più, non solo in Italia, ma all over the world. Ma a parte questo, no? A parte lo sfondamento a vicenda, e qui dovrei mettere un beep per forza. Ti voglio dire una cosa. Un macellaio del tuo livello, per quale motivo ha la sua realtà commerciale, il suo negozio, la sua macelleria in una piccola realtà come Grottaglie e non ha mai deciso di spostarsi, adesso, a Roma, a Napoli, a Bologna, a Milano? Perché? Mica mi aspettavo questa domanda. Perché sono maledettamente legato a quelle che sono le mie origini. Ah, oh, quanto mi piace questo vedetta. Bravo. Applauso. Okay. Questo merita stima. Ok, questo merita stima. E ho sempre cercato di portare fuori in tutto quello che io faccio, in tutto quello che è il mio girovagare in Italia e fuori dall'Italia, quello che è il mio mondo, quello che è la mia città, quello che è il mio piccolo paese. Ho sempre fatto in modo che il mio piccolo paese crescesse sempre di più. Bravo, Francesco, grazie, io ti ringrazio. Allora, il video è durato molto, è un video abbastanza lungo, ma meritava. Ogni singolo secondo, ragazzi, di questo video è un valore aggiunto. Grazie Francesco, grazie mille. È stata un'esperienza stupenda, fantastica. Comunque. Paola ha deciso che rimane qua. Paola! Non vedo contrario da lei. Mo te ne parliamo. Mo te lo dico. Mo te lo dico. Anzi, mo te lo dico pure a te. A me, io che c'entro. Giacomo, ma la puoi smettere con sta camera? La prossima volta dovete venire senza niente. Senza telecamera, ok, va a fare bene, parte. Va bene. Ciao Fra, grazie mille. Allora ragazzi, è stata un'esperienza meravigliosa. Una cosa devo dire di Francesco, allora, Francesco non è un semplice macellaio, ma ragionando a suon di metafora è come se fosse una lasagna, ovvero sia ogni strato di lasagna è una competenza. Ovviamente lo strato base è la macelleria, è un grande macellaio, ma poi con la sua curiosità è diventato un gourmand, si dice gourmand? Sì, è vero. Quindi un gran personaggio, grande capacità gastronomica, grande capacità di leggere le situazioni gastronomiche, è uno che ci sa fare. Maledettamente bravo, se passate a Grottaglie fate come abbiamo fatto noi, venitelo a trovare. Ragazzi, un abbraccio e che la pace sia con voi. Ciao!